Eccoci qua, mamma mia, ho avuto un sacco di tempo per caricare il gioco perché ora è pesantissimo, mamma mia. Tra live e tutto era pesante, quindi benvenuti in live, siamo qui oggi su GTA, su Impero, eccoci qui, stiamo loggando, atterriamo a terra, aspettiamo che carichi tutta la mappa che attorno a noi. Perfetto, sta caricando già i primi edifici. Perfetto. Pian piano carica tutto. Mamma mia, quanti problemi. Che lento che è a caricare. Tocco, funziona. Però il caricamento della mappa è un po' lento. Ecco qua, sta caricando piano piano tutto. Che ho cancellato le cache perché ho problemi di texture. Quindi ho voluto cancellare le cache per. E ora dovrei caricare tutto di nuovo la prima volta. Quindi è un po' complicato. PG ancora non l'ha caricato, tra poco dovrebbe aprire il mio PG perché è apparsa anche la mappa interna, qua mancano le porte, ancora devo vedere con i dettagli, ancora, tra poco apparirà tutto, poi no. Ora starà caricando un sacco di roba. Boh, accendiamo la radio. Via. Sergente Smith 18. Perfetto, e sono diventato sergente, sì. Polizia sergente sono diventato, mo. Finalmente sono un sergente, signori. Ottimo. Ora faccio parte del. Sono un sottufficiale. E ora ci divertiamo. Balliamo qualcosa ora almeno. Check, c'è qualcuno in servizio. Oh, salve. Salve. Andiamo al negozietto. Sì, vado a cambiarmi, sono appena Ok, arrivata. vai, vai, corri. Check, c'è qualcuno questa radio? Prima devo mettermi in servizio. Corri, corri. Slash P. Quindi Sargente Rossi 18. i rossi che andiamo al negozio. Sono qua. Aspetta che sta tirando fuori la macchina. Ecco qua. Poi le problemi di texture c'ho ancora. Stai, Smith. Tutto bene, so che ho un po' di problemi agli occhi in questi giorni, non so perché, mamma mia, non vedo nulla, non vedo. Faccio fatica a vedere le cose. Che negozietto è? Questo qua. Questo?
Stai qui un attimo, contatta tu, perché io devo correre un attimo alla mia casa perché devo depositarti i soldi che ho dentro in tasca, che ho tipo un sacco di soldi. Ok, va Vai un bene. attimo, contatta, intanto arrivo subito. Spostiamoci frequenza 10. Ok. Va bene. Check, mettiamoci in TAC 3. Criminali, siete qua dentro? Se sparano un colpo, dimmelo che torno subito, Deposita 220 001 dollari sporchi, perfetto. Oh. Ecco qua. Grazie per il follow. Allora, Natale, ci Oh cazzo, vediamo ma per non ho aprirmi i cambiato regali. scena. Eccomi qua. Mannaggia. Siamo alla rapina, Mi prendi i signori. regali, i biscotti fatti a mano? Grazie per il follow. YG David Chi? C'è 008. Babbo Natale, addirittura. E sai chi c'è qua con me, invece? C'è l'elfo qua con me. Ok, Sì, check, sono con le arrivato, orecchie a ecco a posto. punte. Li vogliamo far incontrare? Dopo? Va bene, dai. A Perfetto. Natale. Sì, è vero, hai ragione anche tu. Allora, a Natale, uscite con le mani in alto e andiamo a fare i regali con i bambini. Voi restate qui, però, mi raccomando. Qui dentro. Dentro? No, io devo andare perché devo festeggiare con la mia famiglia. Anche io devo festeggiare con la mia famiglia. Come facciamo? Facciamo che ognuno vada alla sua famiglia e basta. Va bene, però allora ci deve andare anche il negoziante, però Il senza soldi è un po' negoziante difficile che poi non riesci a neanche fare lui il si comporta pranzo. male. Dai, lasciate i soldi del negozietto che avete preso qui dentro e siamo a posto. Ma facciamo una cosa. Io qua Dimmi. non sto, sto bene. Come è un ostaggio? Perché Anche me lo fai ho sentire? bisogno di soldi perché Babbo Natale mi ha detto che quest'anno non poteva realizzare il sogno di tutti i bambini, quindi io ho voluto fare questo favore. Ho capito, però non puoi rubargli al negoziante, poverino. Ho Dopo lì capito, anche come gli fai i regali ai suoi ma figli? pensa al lato positivo, sta pensando a tutti i bambini che stanno nel mondo. Ma sei sicuro che riesci a fare i regali a tutti i bambini del mondo con i soldi che rubi qua? Lei non si preoccupi. Potevi almeno andare alla Le Pacific e contribuirei chiedere un sempre con tutto prestito ciò per che ho fare il regalo a e tutti i do anche bambini, credito. no? Qua dentro. Eh? Vabbè, dai. Quanti siete dentro? Secondo lei, provi a indovinare. Lei è l'ostaggio? Io sono l'ostaggio? No, c'era anche Babbo Natale, mi hai detto. Sì, e gli elfi? E no, l'elfo è qua con me fuori. No, io ho i fratelli dell'elfo. Ah, Madonna, tutti nello Sì, stanzino stiamo lì dentro. lavorando. Ho capito, cosa state facendo? Stiamo preparando il pacco sorpresa. Stiamo già preparando un regalino anche per lei. Ah, grazie. Anche per il mio amico qua, elfo? Sì. Il Va bene, suo dai. amico elfo come si chiama? Il mio amico elfo si chiama Dumbo. Dumbo si chiama perché assomiglia un po' a un elefante.
Dumbo? Sì. Tu e Dumbo mi senti? No, Dumbo? no, non ti sente perché c'è le orecchie troppo grandi, le ha un po' tappate. Io però vorrei farvi una proposta per liberare lo Cosa? stagno. E che Mi lasci proposta attento vorresti? via e mi devi dire quanti siete. Noi qui c'è l'intero dipartimento qua fuori, signore. Stupido Come per tutto il lei. dipartimento? Quindi lei ci lascia uscire lo stagio e noi la Ma io lasciamo lasciate tutto andare il via. dipartimento, io non esco da qui. E se provate ad entrare io ammazzo lo stagno. E non si permetta più. Sono Ma quasi come 10 ammazzi lo uomini. stagio? Ma me lo fai vedere questo stagio? Voglio parlarci, voglio Ma chiedergli allora, come lei sta. faccia vedere alcuni 10 uomini. Se no io lo stagio, manco per il cazzo glielo faccio vedere. Affacciati e rivedi i nostri uomini. No, non li vedo. Allora sei un po' C'è il mio cieco? uomo fuori. C'è un elfo che vi C'è sta un e... No, controllando. l'elfo è il mio di uomo, mi Non è dispiace. suo, non si permetta più. Invece sì, è No. mio Avete l'elfo. arrestato il mio elfo? Eh sì, Ma che no, era no, solo fuori? il mio qua c'è, cioè, il mio elfo e non ha le manette. Non è vero. Invece sì, Me lo vieni a dimostri. vedere. Vieni a vedere, vieni a Me lo vedere. dimostri. Esci, lo vedi con i Me tuoi occhi. lo dimostri. È qui, qui, guarda. Dove? Affacciati. Lo vedo. Lei dove si trova? È Io sono qui fuori. qua fuori? Sergento Destra o Smith. sinistra? Sì, qua. In mezzo. Lo sai che sono troppo nervoso oggi? Vieni fuori che andiamo a prenderci una camomilla insieme. Offri lei? Sì, offro io, però mi devi dare i soldi del negozietto. Va bene, accetto, entri pure. Ok. Devo entrare io, sei sicuro? All'indicesa, Secondo lo so. Oh, me è meglio se esci tu, fidati. Perché se entro io oh, non ma dove è il una cazzo buona sta cosa. elfo? Mi ha rotto proprio le palle. Dimmi Dai, una cazzo, cosa. Ma aspetti, aspetti, c'è un problema. Ferma, ferma, ferma. succede? Che Devo succede? chiudere e aprire gli occhi. Non riesco a premere il grilletto, capisci? Non Ho me lo fa capito. premere. Dai, chiudi, addormentati che ti aspettiamo. Avvisa quando torni. Arrivo, 2 secondi. Va bene. Vabbè, comunque per ora sento solamente una voce, quindi forse era solo. Probabile. No, l'altro è dentro, cioè gli altri, non so quanti sono, e non si fanno sentire. Ha detto che è un ostaggio, ma non me lo vuole fare né vedere né Allora, sentire, finché non ci quindi fa si vedere né sentirà. sentire lo stagio, non esiste. Poi dopo, Infatti. riguardante quanti sono, però abbiamo sentito solo una voce, quindi per ora possiamo dire che è uno solo, però adesso dobbiamo vedere tutto. Ok, vediamo. Vuole che entriamo noi, ha detto più volte che devo entrare io, quindi penso voglia che facciamo irruzione. Night. Ok. Aspettiamo che riloghi.
dai, Smith, che ce la possiamo fare qua. Oh, dai, ce la possiamo fare. Siamo una squadra imbattibile. Io. Dai, 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 sì, 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 sì. Dai, dai. Sei comodo con quegli scatoloni o vuoi spostarli? Non li vedo io. Non, non vedo scatoloni. Non vedo scatoloni fuori io. Io sì, però oddio, aspetta. Ecco, spostateli dove vuoi tu, perché io non li vedo. Li ho spostati. Dai, aspettiamo che riloghi, farò veloce, farò veloce, boh. Quanto ci mette sto qua, mamma mia. Entrare in città ultimamente è un po' più lunga. Lo so. Mi sentite? Ok, eccolo. Sì, sì, ti sentiamo. Sono sopra il tetto, fatemi rientrare. Sì, sì, fatemi entra. Dov'è l'elfo? Dov'è l'elfo? Non c'è. È andato dove? C'è mi... mi hai beccata, mannaggia. L'elfo mi ha rotto proprio i coglioni. Basta. Eccala, lo sapevo. Cosa fai? Ma hai ucciso l'elfo? L'hai ucciso, mi senti? No, è vivo. Ah, è vivo. Dai, esci con le mani in alto. Forza. Se no poi devo entrare io, è tutto più complicato. Prova di entrare, ammazzo l'altro elfo. Babbo Natale alla fine. Vuoi che entriamo veramente? Ci dobbiamo fare irruzione? Ci provi, io la faccio fuori. Ma come? Volevi farmi anche il regalo di Natale? No, lei mi ha deluso tanto. Ma no, dai. Io volevo il mio regalo. E dare un bacino quando sarà a terra, va bene? Ma come quando sarò a terra? Un bel bacino di ricordo. E se poi ci finisci tu a terra? Lo dai tu. Sei sicura che dobbiamo entrare? E è la tua pronti? Ultima occasione. Tra poco si fa eruzione. Non succede niente. Andiamo tutti a berci la camomilla insieme. Tra poco si fa quindi, eruzione. Cosa hai deciso? Ehi, mi senti? Signore, mi senti? Dobbiamo entrare noi veramente? Guarda che facciamo eruzione, se non rispondi. L'FP non lagga, ok, perfetto, sembrava di laggare poco fa. Mi sono stufata di aspettare. Ok, salita tattica, io entro a sinistra e vediamo chi c'è, non c'è nessuno, okay, speriamo. Pulito, sinistra, vero. Pronta? Molto gente sarà nello stanzino, quindi entro, vado a sinistra, se non è a sinistra corro su da dove ci stanno gli scatoloni, ok? In caso tu copriti, intanto finché io non arrivo allo scatoloni, okay, tu copriti.
Signore, ultima possibilità di rientrare per uscire. Ultima possibilità. Vaffanculo. Allontanati, allontanati, che ti becca, rischi di beccarti da qui. Aspetta, ti libero uno stagio. Signore. Ti libero uno stagio, va No, bene? le conviene uscire lei con le Va mani in bene, però ti alto. libero uno stagio, va bene? Le conviene uscire. Così almeno uno ne rimane vivo. Esca con le mani in alto. Però Esca con le mani in alto. sei lei dove deve mettere le mani? Nel mio parco. Mentre. Sango. Libero, 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 libero. Bene, forza, finito, ce l'abbiamo fatta. Brava, brava, brava. Wow, rapida sventata. Porto io fuori. Porti tu. Porti tu, ok. Sì. Chiamo i medici intanto io. Va bene. Quanto forti siamo, Smith? Brava, brava Dai, Lossi, brava, brava Lily. Ce evviva. l'abbiamo fatta. Evviva. Ma chi è che l'ha preso? Io te non ho visto. Io l'ho battuto, mi sa. Ah, bravo, bravo. Ottimo. Torniamo al rado 5. Check. Check. Per favore, vieni qua subito. Qui TAC 3 per negozietto 449. Sventato con successo. Restiamo 10 soggetto e 4, rientriamo in 10 4. centrale. 10 4, però per favore tornate e mettetevi in bc7. Perché? Perché Perché? appena avviato una plane, non Convergete siamo disponibili. nel garage, così ne parliamo tutti insieme, Vabbè, per intanto favore. dobbiamo ancora rialzare quello del negozietto. Tempo che li mettiamo le manette, per cui siamo. Portiamo centrale, restiamo, ci siamo. Ottimo, rapina sventata con successo. Ok. Ecco i medici. Dai, che mi giuro. Sembra un Babbo Natale sangrante adesso. Oddio, non vedo il dottore, ecco. Dottore, salve, ferita Dottore. d'arma da fuoco. Salve, che sto qui in Ferita d'arma da camera. fuoco. Colpo d'arma da fuoco. Eh sì. Signore, mi sente? Allora, come si chiama, signore? Come si chiama? Signore, mi riceveta? Mi sembra voglio mi chiamo Affermativo. Ionni. Ok, Ionni, perfetto, ti ricordi come ti chiami? Ti do una mano a togliere questa maschera così respiri tranquillamente. Grazie mille. Perfetto. Allora, dimmi, che cosa ti fa male? Mi hai detto che Mi stai fa male stravolgendo. tutto, Che vuol dire tutto? tutto. Mi fa male tutto il pa. Tutto, tutto mi fa male. Ma tutto? Tutto, 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 tutto? tutto, tutto. Mi sento tutto a pezzi. Però riesci a stare in piedi e ad alzare le braccia, quindi. Specialmente la spalla destra se me la può fasciare. Oh, ok, Che bel allora. paracadute che ha sulla schiena. Infatti fa bungee jumping?
Sì, faccio quello là, però senza corda. Ok. Allora, può togliere la maglia e il paracadute, per favore? Va bene. Perfetto, guardi, vedo che è un po' arrossato, perché quanto erano le scarpe non era necessario se fa male la spalla. Comunque, vedo che è un po' arrossato, c'è un bel po' arrossato, le uscirà un bel ematoma, le uscirà qui. Le metto una crema, ma quindi, non la potrò più usare? Neanche no, per... No, la può usare, è riuscito ad alzarla pure. Perché è un po', è un periodo un po' brutto. Ho bisogno di allenarmi, capisci? Sì. Capisco. Cosa? Spero. Cosa? In che senso allenarsi? Ecco qua. No, io non andrei oltre, gente. Infatti, per quello, cioè, ho paura di aver capito. Ho paura di aver capito quello, infatti. Io. No. È già abbastanza imbarazzante così, io... sta parlando a mutande. No. Il mutande così mi erebbe un po' di. Pensavo. No, perché io faccio. Come si chiama? Si metta. Si rivesta per fuori. Non stia nudo qui in mezzo alla strada. Le prescrivo la pomata. La metto un paio di volte al giorno. La alterni col ghiaccio. Se dovesse avere altri problemi alla spalla, venga all'ospedale, facciamo il ghiaccio. Grazie mella, Sai che bevo qualcosina. No, io più altro la consiglierei di rivestirsi. Siamo in inverno, prendi e siamo in un luogo pubblico. Non riesco a rivestirmi, ragazzi. C'è un problema. Non riesco, ragazzi. Si rimette i vestiti. Non riesco. Vabbè, andiamo così. Sì, agente, tutto posso. Faccio io? Fai tu l'arresto. Fai tu l'arresti? Sì, non ne resti. Abbracciami. Ai. Agenti, avrei bisogno di appunto un agente in ospedale per l'identificazione di un paziente. Ok, va bene, adesso chiamo il radio. Perché ho fatto un paio di chiamate, però ma non so perché non calcolo. Adesso richiamo il radio. C'è un agente che mi riceve? Sì, allora, i medici chiedono una pattuglia all'ospedale per l'identificazione di un soggetto. Per favore, due agenti prendono un'auto e vadano. Un agente, due agenti bastano. Vado in un ospedale, identificano il soggetto. Almeno per i medici, cavolo. Fate qualcosa per i medici, almeno, dai. Capisco non intervenire la rapina, ma per i medici è andata, ragazzi, dai. Due, mettetevi d'accordo. Chi va è andato in ospedale a identificare questa persona. Sta arrivando. È mezzogiorno lei per caso? No, sono sergente Smith. Ah, ok. No, si assomigliava a mezzogiorno. Ok. Vabbè, allora partiamo noi. Arrivederci, dottore. Grazie mille. Buon lavoro. Andiamo primi in classifica. Milioni di views. E ha lasciato la cintura? Ah, no, aspetta. Mi giro della mente. Piano, ragazzi. Piano. Ecco. Cassarone che braccio. La chiamavano Slenderman. Già. Oi. Allora, dimmi che mi arresta la ragazza. Gli agenti che già possono. Ciao! Ciao! Ciao cari! Sei bravo! Non urlare! Che poi si arrabbiano i miei colleghi, se urli. No. Perfetto, andiamo! Vieni! Guarda, ti mando in carcere le mutande, cosa fai di più? lo so. Ha rotto il cazzo questo però, il giornalino, mamma mia. Già l'ultima volta è andata male. Vieni. Cosa hanno fatto in carcere? Ti hanno dato le botte? Ha preso la saponetta, ha preso? Di qua. Camminavo normale, sono uscito che camminavo come Dottor House. Si è abbassato per prendere la saponetta? Non proprio la saponetta. Cosa? Cavolo. Diciamo che devo finire di firmare la mia condanna.
Ne ha portato qualcuno da dietro, è E mi arrivato. sono beccato il comandante dietro. Oh, Madonna. Cosa? Il comandante? Il comandante aveva un Buonasera, manganello che signori. voi non avete idea. Va bene, va bene. Prego, fai tu. I Buonasera, vice. Vieni, sì, faccio io. Vieni qua, ti documenti ce li ha presentisco. addosso? No. Ok, metta l'impronta qui, allora togli le manette. Con cosa, con la lingua? Cioè, togli le cose e poi... Buonasera, vicecomandante. Vice, è possibile parlare con lei in garage, gentilmente? Ma sempre, oh, ma che segna dottita? Cioè, Senti, sono segna già. Aspetta, aspetta, che qui c'è un po' troppi Povero soldi. Vito. Come troppi soldi? Invece è Sono per successo mia un mamma. piccolo Certo. casino, Ovviamente in maniera scherzosa, Non non se la mi prenda. soldi. Ecco. Ma ti smanetto, fai il bravo. Sono malissimo, noi! Cos'è che ha Dopo quello che cavato aveva che detto ti lui, tu smanetto? dici lo smanetti, suona un po' male, Ah, oddio, scusa. Prego, signore, Non metta l'impronta qui dirò, sul no. puntino blu. Perfetto. Certo. Ok. Aspetti, mi dia tempo. Vada qua, se lo vede, ecco qui. Perfetto, E adesso scopriamo magicamente come ti chiami, la fantastica tecnologia che cosa può Mamma mia, fare. ma voi siete tecnologici. Oh. Eh già. Accepato? Aspettate. Stampa sti Ma documenti. se non mi metti sta incazzo d'impronta? Sono un po' storto, mi avete sparato alla spalla. Ma dai, che te l'ha messa lì, 3 ore col braccio Oh! così. Vabbè, me l'ha messa. A posto, vado a È stamparle. stato messo. Torna indietro, torna indietro. Stampa, stampa. Ne stampi anche per me che non ne ho. Ma? Lasciami stampa. Già. Ecco qua i documenti. Un Sta facendo la pipì, Smith. numero attimo, sono fortunato. proprio pannolino fortunato 427. Ecco. Perfetto. Prego, Vieni telli qui lì, vado giù che intanto ti io. Un attimo metto. solo. Guardami, guardami che c'è Oh, da lasciami fare. stare, Oddio. bambina. C'è la foto. Guardami. Cosa? Guardami, guardami che c'è Vai. da fare. Cioè, praticamente scattata una, ritornano gli agenti in centrale e ne scatta un'altra successivamente. Non parlare, poi dice che ci sta una regola cittadina che è stata messa qualche tempo fa, che se gli agenti di polizia non sono disponibili, le cose vanno annullate, e invece i governatori che dicono aspettate, continuate, andate, ci siete, non ci siete, Scusate, andate. avevano svaligiato la banca e dopo... E E hanno dopo iniziato neanche un'altra, 2 minuti, sì. neanche appena entrati su quel cancello, Blaine e Non eravamo negozietto, noi neanche siamo tutti arrivati in città, vice, neanche già arrivati in città, Blaine. eravamo ancora in autostrada per fare. Io sono rimasta scioccata. E quindi? Quindi tutto Quindi ciò io andava poi... avanti così. Aspetta, fermi tutti, ragazzi. Non siamo dei Parlano robot, degli ecco. stessi? Non siamo dei No, no, non robot. siamo andati perché eravamo in quattro. Non c'era personale, non ci sono le ADA. Punto, Sono Smith. tutti... La città è Fate la scoperta prima oggi. blind, eravamo solamente in tre, quante, quattro eravamo in centrale. Ho detto, ragazzi, non ci siamo. Secondi dopo è partita la blind, è arrivato il grande governatore, ha fatto allarme alla blind scattati. A sto punto, che stiamo a fare qua noi? Che lo chiedi a fare? Alla start e basta. Diciamo che ci ha Poi fatto un'altra partire in cosa, quattro. vice, io richiedo gentilmente che per tutte le rapine si deve, per in questi momenti, in questi giorni, ci debba essere un raddoppio della pena. Perché? Perché la gente non ha paura del carcere, se ne fotte altamente del carcere. E io posso anche aggiungere un'altra cosa. Vorrei che durante le rapine grandi come la Impero Bank, la Blaine e la Pacific di alzare legal tramite permesso di un ufficiale, un sottufficiale, per coordinare le forze di terra per l'irruzione e per vedere appunto se ci sono esterni nella zona. Anche il problema dice che durante le contrattazioni escono fuori dalla banca, escono fuori dalla gioielleria e sparano come se niente fosse. In Ha più più eravamo senso in sta cosa. Noi sottonumero, stavamo cioè ci hanno contrattando, mandato gli in stavamo dando 4 tutto, e hanno non preso c'erano senza ADAM. sparare. Questi uccidi Stiamo prendono la banca diventando dei e uccidono robot tutti. per i criminali noi. Siamo dei robot. Neanche startata una, cioè abbiamo finito la free che è startata quella, che è startata quell'altra, non c'è personale perché stanno startando troppe, In non questo ci momento in, sarebbe in questo però. momento in servizio alle 18:24 siamo solo noi che vede qua. E Rossi che sta schedando una persona sulle Noi non celle. siamo in servizio, siamo tolti dal servizio. Vabbè, io sono in servizio, però. Comunque, se Ma ora siamo siamo in solo noi. servizio però. Servizio è un modo di dire.
siamo... Se ne può più, dice, siamo sinceri. Siamo tornati, ti ricordo all'inizio quando arrivai in città, uguale identica la cosa. Non è cambiato niente. Sta peggiore, è peggiorata la situazione invece di cambiare. Non ha più senso sta storia. Ma che poi... C'è gente che sprezza per le strade, ci dovrebbero essere almeno quanti... Cioè, poi, diciamo, per esempio, diciamo, magari siamo sei in città, cioè il numero giusto per la Blaine. Noi convergiamo tutti sei alla Blaine e tutta la resto della città rimane scoperta. Cioè, non si può sta cosa. Cioè, per andare a convergere una Blaine dobbiamo essere almeno in 10, almeno, perché 4 devono stare in città. Due Adam devono stare almeno in città a pattugliare. Io e Caruso prima eravamo l'unica Adam in giro a pattugliare. Non esiste sta cosa, non può esistere. Non l'abbiamo detto, è solo che il governatore Massimo ha fatto l'arma in blind scattato. Quando parla lui di biscattare, punto. Tiri di niente. Signori, parlerò col governo direttamente e vediamo di... Magari alzare i timer delle rapine, magari. Alzare i timer delle rapine. No, vicecomandante. Allora non è i timer. E che se è stata già fatta, non esiste, mi attivate la vasifi, basta, non ce ne può, non ci sta, aspetti. No, a parte quello si aspetta il timer, però non si dice comunque, però almeno alzarli. Mai tu dici alzare la difficoltà dell'apertura della serratura della cazzo, insomma. Cioè, ragazzi, si sta parlando. Cazzo si chiama, della cassaforte. Vabbè. Del cavolo. Ma chi è che è andato? Io veramente sono scioccata. La reputa ha preso quell'altro e se ne sono andati. Ma chi è che se ne sono andati? Serie di dipartimento. Vabbè, io non lo so che dobbiamo fare qua. Ognuno qua fa quel cazzo che vuole. La reputa se ne sono andati. Siamo tot. Non devo formatare a chi? Io non lo so. Voglio vedere entrambi sull'applicativo. Mi sto cagando il cazzo. Poi la gente ha ragione che è M17. Voglio vedervi entrambi sull'applicativo. C'è gente insubordinata. Mi dispiace dirlo, vice comandante. Ieri l'ho visto pure con il giorno, perché Giuseppe ha parlato troppo. Io parlo adesso per conto di guardare le nuove reclute. Ci sono alcune che se ne portano altamente, prendono la volante e se ne vanno in giro senza autorizzazione, perché quello sono reclute che vanno in giro da sole? No, proprio nessuno gli dice di far qualcosa. Ad esempio prima avevamo deciso che tutti dovevamo stare fuori servizio per aspettare lei, per appunto parlare di questo discorso della Blaine. Arriva la recluta in radio: signori, sono la recluta, convergo alla Blaine. Cioè, capisce? Lì però, se posso, era compito suo dare ordine alle reclute, perché comunque è il grado più alto. Chi? Ma era qua il grado più alto rispetto alla recluta. Ho detto, ragazzi, uscite fuori di servizio, beggiate l'uscita del corso. Già preso si è andato comunque, quindi vuole andare, fatelo andare, scelta sua. Io l'ho detto quello che doveva fare. Era un ordine quello che ho dato io. Subordinazione, punto. Senza parlare. Quindi siete tutti fuori servizio? Sinceramente io sto anche per fuori servizio. No, è stato in servizio. Tutti insieme. Ve l'ho detto, purtroppo sta nella... Che adesso stanno aspettando di nuovo per scattare, ma non c'è personale. Lili? Devi mettere anche tentato omicidio pubblico ufficiale. Ah, ok. E poi rapina a mano armata, tra parentesi, in negozietto, devi specificare. Perché sennò quando poi controlliamo per i reati di classe A, classe B, per i via processi è un casino. Perché ora che il negozietto è classe B, oppure scheda il comunicato. Mi raccomando, ragazzi, queste cose essenziali. Il tentato omicidio, se lui spara contro un buon agente, è tentato omicidio. Rapina. Bratman, ciao. Mi raccomando, I fondi possono ritornare in quel momento lì? No. Quello che ci stanno facendo fare da tutto il pomeriggio, da 4 ore che siamo in città, non c'è un minuto di tregua. Io ho fatto tre negozietti. Guardi, vice comandante, io ho fatto tre negozietti di seguito, se mi permette di dirle, senza sosta. Ragazzi, senza sosta. Il problema è che ci vuole comunque più personale e siamo tanti. Il problema è non posso, come si dice, non posso obbligare le persone. Dice, infatti non sto dicendo di obbligarle, però vice comandante, solo dei timer, cioè loro hanno preso un lavoro che è il poliziotto impiega tempo, che è giusto, come è giusto che sia. Allora non il lavoro di poliziotto non faceva a caso loro, cercano un altro lavoro. Ci sta anche il problema, ci sono timer, ci sono, c'è una regola, ripeto, che dice che se la polizia non può, non si può fare, non esiste aspettiamo, non aspetti un cacchio. Perché se c'è la regola cittadina che dice così, tu prendi e annulli tutto, punto. Problemi tuoi.
non è che prendi, sei in mezzo alla strada, sei da parte di strada, quelli, in un'altra parte. Perché quelli vedono, aspettiamo, iniziano i primi, poi aspettano gli altri, si accodano e siamo punto a capo. Quando arrivo io in città, che era la stessa identica cosa, che mi accevano le code proprio, c'erano. E la Pacifica saltava la Blend, la Blend andava alla gioielleria, prendeva i negozietti, le altre cose, e la Pacifica non stava mai in giro, mai. Allora, eccoli, una delle 9 di ottobre. Adam 2 di eccoli 55, che stanno cercando 39. Di nuovo. Ho Guarda, vi ripeto, per favore, sono noi qua in servizio. C'è solo quell'Adam che non si sente fino a quando. Infatti, quell'Adam si è andato senza per i cazzi suoi, senza chiedere autorizzazione, però ok. E che autorizzazione deve chiedere? Non capisco, Cuccio. Cosa? Che autorizzazione deve chiedere? Non ho capito. Noi stiamo parlando con lei, erano tutti in cerchio. Vuol dire che nel frattempo non tengono il servizio. Se anche ha chiesto un Adam di supporto, noi siamo tutti, siamo solo noi. Infatti, perché metta che ci sono spardone nel tunnel, noi siamo, siamo collegati alla radio perché siamo pure in servizio, capisci? Io ripeto, adesso parlerò direttamente con il governo e vediamo di trovare una soluzione. Però è sempre quello il fatto, io... Avete, se voi date un'occhiata all'ufficio personale, cioè siamo 95, Matea, siamo tantissimi. E che persone comunque... posso essere sincera? Second Life? Sono staccate, Second sono stancate life. Le persone. Second Life? Dice capito. Se posso, le persone, sa perché si sono stancate? Secondo lei? Posso dirlo io per favore? Perché non abbiamo mai la possibilità di fare quello che vogliamo. Siamo sempre a girare rapina qua, rapina là, sparatorie qui, sparatorie là. Non abbiamo un secondo per andare a farci i cazzi nostri in giro per la città. E questa è una delle cose per cui le volevo parlare, tra l'altro. Infatti, i 17 cittadini fare i cazzi vostri, come dite voi. Il problema sta nel fatto che sapete bene che avete fatto giuramento verso questa divisa soprattutto, e dobbiamo garantire la sicurezza, siamo noi qua, questa è la nostra vita. Ora voi dite, ma ok, io ho anche una vita privata, perfetto, ci mancherebbe, infatti nella maggior parte del tempo, però che naturalmente siete in città, dobbiamo offrire questo servizio. Signore, non c'è nessun obbligo, nel senso, nessun altro obbligo a parte questo. Dice qua, il problema è che, ad esempio, io faccio l'esempio mio, perché poi non conosco gli altri colleghi da quando sono in servizio. Io sto in servizio dal primo giorno che sono entrato nel dipartimento, senza sosta. Secondo lei, cioè, dopo un mese di servizio non stop, io almeno un'oretta fuori servizio per farmi i cazzi miei, come dicono gli altri, ci posso andare? Nel senso... A quanto ho capito, se lei chiede ai 17 cittadini a diverse persone, te lo rifiutano. A me sta cosa un po' mi dà fastidio. Lo so che glielo rifiutano, dipende. Vi dico che se fondamentalmente dico ci troviamo qua in città e succede che comunque c'è richiesta, c'è bisogno di personale, e lui in quel momento dice no, beh, io devo andare in giretta, cioè mi sembra abbastanza immaturo anche come cosa, no? Questo non l'ho mai, cioè questo... Se ci okay. Sono io tutte non penso gente, che no. vi manca il 17 se lo chiedete, non vi viene dato. È stata sì. Ai, mettiamoci velocemente il giubbotto. Perfetto. Guardate l'ufficio personale, è pieno. Cioè, dove stanno? Ci sono. Guardate la sezione permessi. Guardate la sezione permessi. Permettimi di dirlo una cosa mia, proprio che riguarda me stessa. Se lei guarda i miei timbri, cartellini, eccetto magari gli ultimi giorni che c'è stato questo discorso, e io sono mancata circa 11-12 ore di lavoro, ci sono sempre praticamente. Ragazzi, basta guardare la sezione permessi. Abbiamo allora Davide Generale. Buonasera, però comunque. Signori, c'è qualche agente? Signori, basta vedere anche la sezione permessi. Davide Generale, vabbè, sente per malattia. Poi, vabbè, Federico Lemma, non si sa perché. Poi dopo Silvio Davis, fino a data da destinarsi,
lavoro Smith, intenso. Io e Caruso ci eravamo rotti le scatole di certe cose, abbiamo preso poi, Alvarez fino a data da destinarsi. Mill fino a data da destinarsi. Stringe fino a data da destinarsi. Comandante, posso una domanda? Poi abbiamo Michele Di Franco fino a data da terminarsi. Luca Carosso fino a data da terminarsi. Cioè, io questi permessi, cioè, non li accetterei, punto. I permessi con data, con scritta data da destinarsi, cioè, non esiste, punto. Cioè. Puoi capire uno, due, capisci? Cioè, non puoi, non è che, cioè, non puoi sparire. Allora, punto. Allora, io capisco a data da destinarsi perché forse non lo sai, ma se tu dopo due settimane che scrivi data di destinarsi, basta, ti butto fuori, perché capisco che hai problemi, ma se non specifichi che problemi c'hai, cioè non puoi scrivere fino a data di destinarsi, non ti posso tenere nel dipartimento se non mi dici che problema c'è e perché e quanto tempo, cioè non è che puoi dirmi mi assenterò per non so quanto, cioè almeno spiegami perché. Alcuni se ne sono andati senza spiegarci il motivo. Ma alcuni sono tipo Carosso, Miller, così a caso se ne sono andati via. Di Franco è sparito senza dirci nulla, malattia, adesso leggo Di Franco. Comunque, cioè, non capisco, ognuno può avere i propri problemi, ma se tu te ne vai via per 3-4 settimane, non è che puoi pretendere che ti tengono al dipartimento. Ci manca i tenenti o ci sono mai? Sergenti maggiori pure, cioè, l'unico è Smith che è sempre presente. Leggo. Banner, ecco. Ci sta una volta ogni tanto. Non si può andare avanti. Poi adesso Banner ha smesso di venire, ha smesso di essere andata via per un po'. Non so, cioè, poi Vincente c'è solamente il pomeriggio. Non ci sta mai. Neanche, al solo la sera. Gold. Torpedo è un tenente. Signori. Atom e Torpedo, ci sono pochissimo. Atom pure. Ma posso rifare la combriccola tutti qua? Qualcuno va in pattuglia? C'è un problema. C'è un problema, siamo dei robot, Riva. Siamo dei robot, non so se ti piace. Ma che cazzo, signore, la città è scoperta. La città è stata problema, signore. Non c'è nessun latte versato, non serve a nulla. Andiamo, Riva, dai. Arrivederci, grazie. Ne vado in pattuglia, dai, non scassi. Da quando testa di cazzo. La testa, no, siamo montato un po' la testa. Però mi associo, una testa di cazzo questa affermazione. Esatto, mi associo completamente anch'io. Ho montato la testa, ma tu io lo so. Così. Che testa, testa, però testa di cazzo è un po' esagerato come te. No, no, io lo conosco, lo conosciamo fuori. Una testa di cazzo. Ma chi è quello? Però adesso, ragazzi, parliamo. Ci siamo tutti noi. Adesso stanno ancora aspettando per startare quella. Dico solo questo, stanno aspettando. Quindi, teniamoci pronti. Teniamoci pronti. Ma teniamoci pronti per cosa? Cioè, signori, non è normale così. Io prima raccontavo quelli a cui io sono andata, che comunque sono andata alla Blenne, Cristo Santo, ieri sono tornata dalla mia cazzo di malattia e mi sono fatta 5 rapine, non una, 5 in un pomeriggio. Io sono arrivato in centrale, tempo di prendere la radio per dirci 8, rapina in corso 449, che cazzo, faccio il check radio, agenti disponibili e non mi risponde nessuno, cioè io sono entrato in città e sono dovuto correre al 449 a sventare la rapina perché non c'era nessuno. Cugio, non mi parlare solo perché ti tiro un pugno in faccia adesso. Comunque, cioè, capisce, cioè, non c'è neanche tempo di respirare che subito hai qualcosa da fare, cioè è troppo. E poi se tu dici che non siamo disponibili, pretendono che andiamo comunque. La mole di lavoro è tanta e i cittadini sono tanti. Ma sfortunatamente il problema è che il dipartimento conta 90 agenti, comunque chiamiamoli tutti agenti, e quelli che ci siamo sempre siamo qua. Ecco. E quanti siamo? A 10 ci arriviamo? Metà. Di solito a quest'ora eravamo sui 20. Beh, ricordo che ci sono persone inattive che comunque non hanno messo i permessi. Che io poi vabbè, parlo col vice dopo. Comunque, le cose sono due, signori. O per questo mese deve anzi moltiplicare la pena per quanto riguarda Cugio, le rapine. Per favore, non facciamo queste proposte inutili. Serve qualcosa di più pratico. Perché le persone appena vedono tanta pena smettono di fare i coglioni, è diverso. Eccola, vabbè. Buongiornissimo. Gioielleria, poi dopo va. Ma devono imparare a farsi una Quanti siete? Spara, punto. Due.
Chi, qualcuno che vuole andare, ragazzi? No. Nessuno che vuole andare? Però c'è un problema. Adam 2, check. So che c'è anche Adam 2 in giro. Collega, mi scusi. Vabbè, Adam 1, spostatevi in TAC, per favore. 10-4. TAC 2, TAC 2, per favore. Vuoi andare alla gioielleria tu? Sì, ma c'è un problema nell'ingresso. Se c'è un signore che gli è stata sequestrata una macchina. Vai in gioielleria, lascia sta, aspetta. Vuoi andare alla gioielleria, vai pure. Prendi l'SMG, prendi la macchina e vai. Ok, no, no, allora, TAC 2, spostatevi frequenza numero 6. Arriva una recluta insieme a voi. Buonasera, Luigi. Buonasera Moral, stiamo esponendo i nostri problemi nei confronti della cittadinanza e della polizia in generale. Che prima Val Guarnina che stava in questa sede. Sì, 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 in questa sede, perché siamo stufi qui, non ne siamo stufi. C'è anche oltre qui, oltre fuori, anche qui. Maggiore Barker, sì, sì, ogni minuto, sempre rapine, che cazzo è Rambo? Ti ho detto che sta... Cosa? Manco Bad Boys, ragazzi. Ve l'ho detto, cercherò un incontro con il governo per trovare un compromesso, insomma. Intanto poi, vice, nel mentre io ho risolto un problema molto grave, l'abbiamo risolto. Capito. E anzi, io lo spiego anche. A voi lo sentite, amore? Richnal, ciao, scusami se non ti ho cagato, ma ero sconcentrato a guardare in game. Zenak, Zenka 92, a proposito di Blaine, nessuno mi ha ancora risposto per cosa, per questa cosa del perimetro, maledetti. Ah, guarda, che ne so io. Cosa? Adesso meglio, sì. Ora? Sì. Che devi dirci? Morol? Morol? Lo sentiamo più ora. Buoni, buoni. Mi sa che ha dei problemi. No, stavo a risolvere. Volevi dirci? Così è meglio? Sì, però ti sentiamo diverso dal solito. No, dunque, abbiamo risolto un problema grosso. Potenzialmente. Voi adesso io e il vice ci daremo, insomma, una mano per parlare con chi di dovere dei problemi vostri, così da risolverli. E quanto ad Adam invece come siamo messi? Per ora sono zero, perché sono in tre in gioielleria. Esatto. E prima c'era stesso un Adam. E quindi diciamo che siamo soltanto questi qua. Sì. Ma l'Adam 2 che va dichiarato 18 poco fa è ancora in servizio? Vabbè. Ecco, ragazzi, questa cosa però vedete non è possibile materialmente. Cerchiamo un attimino di... Sì, la storia di data a qualcuno. Cerchiamo un attimino di capire chi c'è e chi non c'è, ed eventualmente di prendere qualcuno, perché questo signori, io ieri è da giorni che guardo ufficio personale e tutti sembrano attivi. Sono attivi, no? No, ce ne sono 4-5 ancora inattivi che adesso le segnalo. Dobbiamo soltanto prenderne di più. No, invece ce ne sono ancora 4-5 inattivi che adesso le dico un attimo che ho notato io. Però il problema non sono tanto gli inattivi, il problema è quanti sono quelli attivi. Cioè, nel senso, seguire le fasce orarie. Le fasce orarie. Questa è una fascia di punta, siamo lì. E soprattutto è un altro, scusate se poi me lo dimentico. Angelus TV, no, grazie per il follow, ciao, benvenuto al canale. Fondamentalmente chiunque io prenda i bandi li aprono i primi 10 giorni dopo tra, che si rompe il cazzo, tra poco, perché stiamo pensando di riaprire i bandi, perché ci sta una carenza di personale. La prima una dopo l'altra, non se ne può più. Noi diciamo che non siamo disponibili. Perché fate iniziare il parcheggio? Check. Manca una recluta in TAC 1. Sì, sì. No, manca una, sì, qualche, un agente in TAC 1. Il fatto è che noi prima l'abbiamo scritto, c'è il governatore Massimo che ha fatto, ci ha fatto fare una blaine in 4, Morol. Sono usciti fuori e hanno sparato, così come a cazzo duro. Quindi noi che dobbiamo fare? Noi prima siamo andati dal prima di entrare in servizio, no? E dovevamo fare questo matrimonio, dobbiamo aiutarli. Noi siamo entrati, abbiamo fatto un giro per la città, non c'era manco un Adam. Siamo entrati in servizio, nessuno risponde, eravamo solo noi in Adam. Tutti gli altri erano Adam non c'erano perché erano tutti in Pacifici, erano e continuavano a dire c'è la Fica, c'è la Blaine, c'è quello, c'è quell'altro, dopo la Pacifica. Lo sai che c'è? C'è la... Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping it down live. Tell the feeling like my life. Il Parker?
Allora, ascolta. Ci sono dei problemi di... Stiamo esponendo i nostri problemi della polizia qui in parcheggio, se non mi devi ascoltare. Ah, sì, sì, adesso arrivo, ascoltami. Praticamente, ho il signor Michael Scofield che dice che era stato messo come ostaggio per una... Blaine. Adesso parlo io. Che c'è stata una Blaine mezz'oretta fa? C'è stata una Blaine, sì. Ok, perfetto. Ti risulta che l'ostaggio è stato portato? No, non c'ero io. Non c'ero io. Adesso chiedo quelli che hanno la Blaine. Penso ci sia, c'era Caruso, per... penso. Non lo so, un attimo. No, no, niente, fai una cosa. Lascia stare, poi me la vedo io. Okay. Tranquillo. Guarda, vieni qui in garage che chiedi tu. Sì, arrivo, arrivo. Io, cioè, lo dovete capire. Se siamo qua, dobbiamo fare le cose. Esatto. Questo... Io ripeto, ah, con minimo anche di contrattazione. Se io ti sto da contrattatore, ti sto dando tutto, perché devi sparare? Perché dobbiamo forse andare a finire a puttane tutto quanto ogni volta? E ora troveremo la soluzione a questo problema. Vi faccio vedere che gli passa la voglia di farlo. Esatto. Posso fare due proposte? Regole più severe mi serve, dice. Vorrei fare due proposte. Innanzitutto, quello di aumentare il limite per poter fare una di queste rapine da... quello che è attuale, ovvero 3 poliziotti in servizio, almeno a 6. Così evitiamo problemi. No, no, se no poi dopo ti si rivoltano contro. I timer. Alzare i timer, punto, alzare i timer. No, il sogno è il vizio che devo per forza star tardi i governatori le cose. No, 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 alzare i timer. Alzare i timer. Adesso lo risolviamo. Però ragazzi, io ora non voglio piantare grane, però purtroppo dobbiamo farle girare un po' di pattuglie al di là di rapine e cose varie, quindi adesso se vi viene roba in mente scrivete a me o al vice tranquillamente, le cose le facciamo, perché per fortuna... Ma che c'è, non me ne accorgo pure io, Sì, vabbè, però noi le sappiamo. Deve essere buon senso dei cittadini, ragazzi, è questa la verità. Ma non ci serve il consenso dei cittadini, ce l'ha, gente, ci serve la solidarietà dei colleghi. Purtroppo sembra un prelume. No, questa cosa delle rapine è risolta in serata. Ora parliamo noi due cocchi di dovere, state tranquilli che la rapina, se deve passare 6 ore, passano 6 ore, devono passare 2, ne passano 2. Una domanda volevo fare al vicecomandante, in città minimo quante Adam ci devono essere? 2, 4, 6. Magari dovremmo essere sempre 4, magari in città. Ecco, scusate. Tanto se buongiorno. Se non c'è personale... Va bene, dai. Allora facciamo una cosa interessante, facciamo le pattuglie. Valguarnera, dica, sono D'Angeli. Rossi, fatene una. Il motivo per cui molta gente viene al dipartimento aspettate un attimo. Il motivo per cui la gente viene al dipartimento e poi se ne va, anche dopo che è stata assunta, è perché non è possibile, come stavo dicendo prima, andare fuori servizio delle giornate. Basterebbe. No, allora Sant'Angelo, io questa cosa. Ragazzi, sono sincero. Andare fuori servizio. Squartato, l'avete messo alla prova. Sant'Angelo, io le voglio squartato bene. Squartato è sospeso a tempo indeterminato. Non me la deve dire, non per cosa, perché sinceramente c'ho tanti di quelle rompimenti di palle da risolvere, tipo queste le rapine, tipo la gente che vi spara addosso ad ogni vicolo, che sinceramente mettermi pure a pensare del fatto che fuori servizio non è minimamente nelle priorità. Cioè, non fraintende il mio discorso, non voglio fare il datore di lavoro che non concede i diritti ai dipendenti, però siete poliziotti, siete una figura che ha un tempo libero limitatissimo, e così è sempre stato e così purtroppo deve essere. Quindi purtroppo il fuori servizio cittadino io lo posso concedere solamente in situazioni in cui siamo tanti, la situazione è stabile e dovete comunque, per me o almeno quando ci sono io, rimanere a disposizione. Ciò vale a dire che se un momento io ho bisogno voi comunque dovete essere potenzialmente pronti a intervenire. Premesso questo, ora una cosa per volta: sistemiamo la polizia, sistemiamo il fatto che ora non c'è neanche un servizio e che c'è una rapina ogni 2 minuti. Poi, dopo, quando le cose stanno bene, parliamo di fuori servizio. Non per male, assolutamente, ma proprio per un discorso di priorità. Però, ti posso dire, questo è il motivo per cui gli agenti si licenziano. Cioè, se domani si licenziano, lo capisco, Sant'Angelo, però. Io stesso sto pensando di licenziarmi, glielo dico qui, perché non ho tempo per fare niente oltre a lavorare. Sant'Angeli, ma lo dici a me? Questo dico... è il nostro lavoro, Sant'Angeli, è un allora, discorso che non ha senso. Purtroppo è un discorso sempre, brutale da fare in questa sede, però i poliziotti fanno i poliziotti, principalmente. I medici fanno i medici. Poi tutti gli altri, ragazzi, poliziotti e medici sono i lavori più difficili del mondo, perché sono quelli che ti richiedono tutta la vita di dare anima e corpo. Purtroppo non si può.
Quanti agenti dovrei avere per permettere a tutti di avere almeno 4 ore libere su 6 che ne fanno? È impossibile. È impossibile. Dovrei avere 200. Sapete come andrebbe a finire? Perdonate. Sapete come andrebbe a finire? Andrebbe a finire che io dovrei ordinare degli orari ben stabiliti. Esatto. Poi lei riesce a garantirli. Come fa? Assolutamente no, perché comunque se uno si fa assumere qui è perché vuole lavorare in polizia, non è che lo fa esatto. tanto per esatto. E qui sul poliziotto devi fare no quello che quindi si fa. Lei chiede il permesso per andare in 17 poi una certa ora ti chiede il 17 poi signori in linea di massima a me quando voi me lo chiedete io cerco di darvelo. È logico però che se tu lo vuoi garantito, nel senso io dalle 7 alle 21 devo essere libero senza romperti le scatole, allora tu obbligatoriamente, tassativamente, senza pene il licenziamento, mi dovresti garantire che ne so, dalle 8 del mattino alle 16. Ma siccome stiamo a fare quello che stiamo a fare, io non ti posso dire se non mi rispetti la tabella, mi ritardi di 10 minuti, ti faccio una riservata o ti licenzio. Però si potrebbe fare che tranquillamente io sull'applicativo faccio vedere che ho fatto due cartellini da 3 ore e chiedo un terzo cartellino delle stesse 3 ore di disponibilità in quell'orario preciso. Non è possibile, non è gestibile. Io però sto avendo un disco comune con la conversazione. No, non è gestibile. Ragazzi, siamo qua, ora parliamo un attimino fuori dai denti, giusto? Siamo qua anche a passarci il tempo per divertirci, ok? Chiudiamo questa piccola parentesi. In questo modo non è che ci divertiamo molto, Vice. Anzi. Esatto, per me è esattamente questo. Aspetta, scusate, facciamo così, perché a me non va di andare fuori dalle regole. Applicativo. Infatti. Lei. Devo mutare qua però perché non potete sentire più qua poi si bestemmia tutto quindi mi muto. Esatto. Mamma mia.
Allora, per entrare in polizia. Comunque, io sono in live. Io smuto la live per. Che come, non bestemmiate, non dice parole. Vabbè, parole stanno, ma. Dicevo. Mettiamo cuori. Comunque, quanti anni bisogna avere per entrare in polizia? Tizio, consigliato per i 18 anni. Tizio, guarda, Marshall, ma. Oggi, ma anche se ne ha 17, va bene. E ti dicevo, guarda, non ci sono problemi. Ci può stare che magari uno si prende un giorno, due giorni, tre giorni, quello che è, ci sono anche permessi apposta. Però ovviamente quello che chiedi tu è una cosa infattibile, cioè, non si può fare, cioè se lo faccio per te non lo posso fare per gli altri. E attenzione, tanta, io te lo dico questa cosa anche da poliziotto, diciamo, di alto grado e da staff. Come appunto ho sentito che c'è questa mente idea di fare indagato per un gesto, una cifra, porti un RP bellissimo, io ti dico non mi venire a fare la guerra in RP perché devo garantire le ore di servizio ai poliziotti, perché mi girano. Grazie per il follow, per Full Shadow, la cosa in te che è Smith in RP, non è colpa mia. H. Smith, il mio omonimo. Zenka92, grazie per il follow. Sì. Benvenuto al canale. Cioè, io mi sono dannato la vita in passato. Che alle 4 di mattina io ero. Cioè, io stavo fino alle 6 dentro al server, 7, non mi interessava. Io facevo 15-16 ore di servizio. Cosa, Angelio? Alle 4 di mattina qualcuno si lamentava che, non c'era polizia. Ma... Cioè, ma sei rincoglionito. Mi sono contenuto. Ma sei rincoglionito, cioè alle 4 di mattina. Guarda, io mi ricordo il giorno del che cioè, abbiamo fatto il matrimonio, alle 3 mesi del mattino hanno stattato una blame. Mi ricordo io, tipo, ma what? Tu l'hai vista al matrimonio? Io li avrei voluto fare venire tutti. Ma io ero rimasta tipo veramente voi volete stattare una blame. Sì, ho detto a Angelus TV, devi avere 18 anni, però anche se ne hai 17 va bene. Dopo 16 ore di servizio. Grazie, ma grazie mille. Fulciato. No, poverino. Grazie mille per il video. Non c'è la polizia per aver ricevuto due modi. Grazie al grazie dentro casa. Cioè, senti, a me pure questa cosa. Aspettate, ragazzi, adesso in questi giorni ci sta sta cosa, sta mondo di rapire i poliziotti in servizio. Ti mando guarda un messaggio pure così, guarda, ragazzi, ti mando pure il grazie, ti mando. Grazie mille. Ma hanno rapito anche l'altro di seguito. Che la prima volta è stata annullata. La prima volta è stata annullata. Grazie mille. E la seconda, io e l'agente Brando, ci sono stati dei rapiti da Cedduzzo. Alzate le mani, avete visto la Yakuza? Mai visto. No, la Yakuza era peggio. Fidatevi che non c'è la Yakuza, perché la Yakuza ha fatto l'attacco alla centrale. Un regolamento cittadino che dice che grazie, se sono quando su RP gli agenti non possono essere rapiti. E via di Gabriella, e va, mamma mia, guarda, io non ce la faccio più. Atom e torpedo, mettetevelo in testa, stanno rapendo solo per atom e torpedo. Un conto è che tu cerchi atom e torpedo, ma che tu rapisci ogni due secondi gli agenti, a che serve? Quando c'è scritto valido motivo RP, vuol dire tutto e vuol dire nulla. Valido motivo RP può essere qualunque cosa. Valido motivo RP, ragazzi, è una formula per voi. Signori, mi ricevete? Lo decide chi in quel momento ritiene o sta valutando. Grazie. Siamo al partito. Quindi vuol dire che vabbè, dillo pure. Sì, sì, dove ti trovi? Angelo Stimo. Morol, scusa che ti interrompo. Sventata? Affermativo. Ottimo lavoro. Perché? Perché lui vuole sapere. Almeno almeno la rapina, l'ultima rapina è svontata. Questo è oggettivamente sbagliato. Però l'hanno fatto. So, prego, sergente. Però, non per esempio, torpedo è Chris. Io magari. Vabbè, Angelus TV, se vuoi dirmi il nome, puoi dirlo. Cioè, non ti preoccupare, non è un problema. Cioè, non sono streamer ufficiale di nessun server io in questo momento. Quindi tu puoi fare il nome di qualsiasi server tu voglia, ovviamente senza spammare. Però il nome lo puoi fare, perché non sono streamer, non sono streamer ufficiale di nessun server in questo momento. Ma loro manco l'hanno fatto. Se tu ti atomi torpedo, che mi sai dire? Sui miei tenenti, che cosa ti devo dire? Non è che ci esco la sera a farmi una birra qua atomi torpedo. Sì, sì, diciamo un po' come quando ti rapiscono e ti chiedono che informazioni sai su di me. Ma che cazzo ne so io? Cioè, se sono un agente, che cazzo ne so sui fascicoli? O ti vuoi dire, dimmi tutte le informazioni sui fascicoli che hai, ma che cazzo ne so? Io ve lo dico, la polizia è dura. È l'RP uno dei più difficili da fare. È un RP che a lungo andare ti stressa, ti plagia, ti porta a fare anche cose strane, tipo stare 14 ore in servizio.
Ma la gente vuole anche una vita, tipo, Shadow, ma basta, grazie. Non funziona. Ti mando un altro grazie, guarda, sono invia ringraziamenti, vai, invia ringraziamenti. E c'è solo tipo io faccio una persona che è mutata, entra solo la sera. 92, grazie per il Prime, grazie mille. Entra solo la sera, viene in pattuglia. Allora, vi ringrazio tutti, guarda, così faccio grazie, invia ringraziamenti giusto per far scorrere qualcosa in chat anche, dai. Grazie mille, grazie mille. E vabbè, Full Shadow, grazie per l'abbonamento di L1. Grazie mille, anche a te, grazie ancora. Ti mando allora, grazie pure a te. Adesso metto la mia vera voce. Sto facendo just, un po' di just chatting. Ecco. Io caccio anche il pesce per questo. Mi raccomando, niente parolacce, tipo bestemmie o le parole bannabili che sono in live. Smuta la live. Smuta. E no, che poi dopo no, non sente nulla, volevo far sentire i problemi che ci stanno. Ma mutato. Comunque, sei dalla sbirra d'impero, grazie mille, grazie, grazie ancora, grazie, grazie, grazie mille. Ditegli che ho mutato la live, ditegli che ho mutato la live, di smutarmi per favore, che sennò impazzisco, eh. Inizio a sbraitare, eh. Ditegli che di smutarmi, mi date per favore. Shadow, devi smutarmi che tra poco gli urlo in faccia a loro, eh. Grazie mille. Ancora a tutti quelli che hanno fatto la sub e i beat per di Full Shadow. Grazie mille. Ah, io sarei... Ora stanno parlando degli ostaggi asmatici. Sì, è vero, stanno parlando... Stanno parlando degli ostaggi asmatici che ultimamente stanno iniziando a dire quando buttiamo le smoke. Ci sono gli ostaggi asmatici. Chiedili dei periodi se posso mandarli a fanculo. Guarda, il perimetro, ti ho detto Zenka 92, io ti dico, il perimetro, riguardo il perimetro, l'abbiamo sempre fatto, a prescindere dal fatto che ci dicono sì o ci dicono di no, l'abbiamo sempre fatto, ok? Su questo problema non c'è mai stato, perché è sempre capitato che ci minacciassero dicendoci no, non volete fare perimetro, se no ci diamo l'ostaggio. Voi basta che fate perimetro. Tanto non uccido l'ostaggio, non mi è mai capitato che uccidessero l'ostaggio, mai. Non è mai successo che avessero ucciso l'ostaggio, mai. Mai. Allora, poi mentre parliamo, intanto ci starebbe Gabriele in corso, che non è ancora stato fermato. Non lo so io. No, alla gioielleria sono andati. Ma a Gabriella no, eh. Comunque tu, allora, quando ti dico non fate il perimetro, dovete dire ok, fargli credere che non lo fate, poi in realtà lo fate. Tanto se vi beccano, non vi uccideranno mai l'ostaggio. Non uccideranno mai l'ostaggio. Tanto al massimo, se fate il perimetro, beccate l'esterno, sparano... L'esterno vi spara a voi, al massimo vi uccidono a voi, ma il perimetro fatelo. Poi si dicono abbiamo visto i vostri agenti fare perimetro bloccata, e voi dite dove stanno i miei agenti, dovete farli dire, perché loro spesso non si inventano le cose. Se voi siete sicuri che vi hanno visto fare perimetro, in tal caso vi fermate e cercate di individuare magari di nascosto per una persona sola, cercate di individuare magari l'esterno senza dargli in bocca. Però il perimetro fatelo sempre, io lo faccio, cioè io sempre.
Devo mutare comunque il purtroppo non potete sentire quello che dicono perché. Stanno parlando ora delle persone che non vogliono fare P e vogliono solo sparare. Di macchinetta. Loro stanno parlando del fatto che c'è tantissima gente che spara solo, cioè che fa le azioni e spara solo per il volo di sparare, anche se per esempio sono tutti in salvo, anche se sono tutti in salvo per non sono arrestato, preferiscono sparare e... In pratica stiamo parlando perché varie azioni vengono fatte solo per gusto di sparare, anche quando magari non ce n'era bisogno. Per esempio, ieri c'è stata un'azione in cui uno di una fazione era riuscito a scappare e sono fermati solo per spararci contro, giusto per gusto di fare. Che è una cosa un po' brutta. Ha parlato il radio? Chi ha parlato il radio?
Oh. La riunione macchinetta. Però riguardo il fuori perché per problemi di polizia. La smetti di non cagarmi? Eh?
Vabbè ragazzi, io purtroppo devo anche staccare la live ora e il discorso va troppo per le lunghe, quindi non posso più neanche streamarlo, non posso neanche più farvi sentire quello che dico perché dichiamo cose un po' troppo anche. Un po' troppo, diciamo che non sarebbero da pubblicare, quindi, cioè non per le parolacce o per cose, per termini che usiamo, per possibili cose che diciamo contro altre persone, per evitare flame e insulti contro altri, evito di streamare pure la riunione. Però comunque, vi ringrazio tanto per essere stati con me, ringrazio più che altro Full Shadow e Zenka che hanno lasciato diciamo, hanno fatto la sub e i beat di Full Shadow, grazie mille per tutto e vi ringrazio tanto e vi raccomando fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube, punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, ci vediamo alla prossima live, ciao!